Buongiorno, io sono qua in una doppia veste, come diceva Roberto, con un doppio cappello se vogliamo. Il primo è quello dell'organizzazione che ho aiutato a fondare 10 anni fa ormai, si chiama European Alternatives, Alternative Europee, e l'altro è quello di una delle persone che stanno dando una mano a Yanis Varoufakis in questo progetto che si chiama DiEM, Democracy in Europe, forma il Movimento per la Democrazia in Europa, che sbarcherà a Roma il mercoledì questa settimana entrante, una grande giornata assembleare e anche spettacolare alla sera con altre personalità del mondo della cultura, della politica, da tutta Europa, da Julian Assange alla collega di Joanna Maragua, Marisa Mattia, ci aspettiamo veramente con grande ansia. Perché ho questi due cappelli? Perché e che cosa li connette? Li connette il tentativo di lavorare per una democratizzazione radicale dello spazio europeo. Con i Lombini Alternatives abbiamo fatto la nostra prima manifestazione per chiedere una democrazia radicale in Europa esattamente 10 anni fa nel contesto del 50° anniversario dei trattati di Roma. Era il 2007, se non mi ricordo male, 9 anni fa. È il tema su cui abbiamo lavorato, il tema su cui continuiamo a lavorare in circa 18 paesi europei, abbiamo uffici 4 di questi, ed è il tema con cui, che ci ha fatto avvicinare anche al lavoro che vuole portare avanti Yanis Varoufakis. Ognuno può avere le sue opinioni, insomma, su quanto fatto da Yanis negli ultimi mesi e su quanto si propone di fare con questo movimento. Quello che noi abbiamo però trovato apprezzabile è stata la scelta di investire pesantemente su un discorso di rinnovamento e trasformazione dello spazio europeo e quindi di costruzione di una terza alternativa felice alla prima alternativa dello status quo di un'Europa che è ovviamente fallimentare, che è ovviamente ingiusta, che è ovviamente egoista ed ovviamente in bancarotta morale, ma anche un'alternativa al ritorno ai sovranismi, al ritorno alle monete nazionali, a un certo discorso no euro, che purtroppo non è più solo la sola prerogativa della destra, ma comincia anche ad avere appoggi a sinistra, senz'altro in alcuni paesi europei, e ci sono anche insomma alcuni no euro, la matriciana in Italia, purtroppo. E fra questi due spazi, entrambi ugualmente inaccettabili, lo status quo e il nazionalismo, la volontà è quella di riarticolare una terza alternativa, un'alternativa estremamente ambiziosa, follemente ambiziosa se volete, che è quella di trasformare lo spazio europeo e renderlo uno spazio veramente politico, veramente democratico, in grado di restituire ai cittadini sovranità popolare sul proprio futuro. Ora, questo come si può fare? C'è un problema che veniva anche menzionato da Roberto in apertura, che è quello della forza. Qual è la forza per esercitare una trasformazione dello spazio europeo? Le difficoltà, come sapete meglio di me, sono enormi, alcune sono di natura di carattere oggettivo, anche se non siamo diciamo dei no euro, comunque è giusto dire che la struttura decisionale europea, così come confezionata oggi, rappresenta una gabbia che è difficilissimo scardinare. I processi decisionali accentrati nel Consiglio europeo, i meccanismi opaci attraverso i quali vengono prese le decisioni, sono molto impermeabili alla partecipazione politica popolare. C'è una difficoltà strutturale di trasformare questo continente, c'è una difficoltà soggettiva che è francamente stata la nostra difficoltà nell'articolare corpi intermedi transnazionali, che siano partiti transnazionali, sindacati transnazionali o anche grandi mobilitazioni di piazza transnazionali. Su quest'ultimo punto forse è quello che mi dà più speranza. Ci sono anche delle responsabilità che portiamo avanti noi nell'essere stati incapaci di costruire un partito della sinistra europea che non fosse semplicemente la sommatoria di tante autonomie istanze nazionali, o che andasse ad avere una struttura decisionale interna che replica precisamente quella struttura confederale che noi critichiamo nel Consiglio europeo. Le difficoltà ovviamente ci sono, ma qui cosa c'è di nuovo? Cosa è cambiato in questi ultimi anni nello scenario che ci può forse dare un po' di speranza per la ricostruzione di questa forza? Ne dico soltanto 3 di cambiamenti di questi ultimi anni. Il primo è un cambiamento di percezione del rischio.
mentre fino a qualche anno fa erano delle parti piuttosto minoritarie che facevano un discorso alto, ambizioso, come quello che anche l'altra Europa con Tsipras portava avanti sull'Europa, la necessità di costruire appunto un'altra Europa, oggi c'è un consenso molto più trasversale sul rischio, se non di implosione, perlomeno di spegnimento dell'Europa, dell'Unione Europea così come la conosciamo oggi. L'incapacità che queste strutture di governance stanno dimostrando di rispondere a qualunque sfida del ventunesimo secolo, che sia la crisi economica e finanziaria prima o la crisi dei rifugiati oggi, delinea un percorso estremamente rischioso, un percorso che può portare a uno spegnimento o perlomeno a una perdita di pezzi dell'Unione Europea, che siano pezzi intesi come alcuni dei suoi stati membri, la Gran Bretagna per esempio, che siano pezzi intesi come alcune delle parti costituenti della Costituzione Europea, se mi passate questo termine, per esempio l'accordo di Schengen, che può non saltare, ma è già saltato per così come era stato costituito al principio. Quindi c'è una realizzazione che va molto, molto oltre la nostra parte politica di provenienza, che o l'Europa cambia radicalmente maniera di funzionare, o il rischio di derive autoritarie, xenofobe, o semplicemente di implosione di un mercato unico che comincia a creare solamente disaccordo tra popoli e tra stati, è un rischio molto, molto reale. Quindi parliamo a una platea che per una volta è più sensibile a questo tema. E mi riferisco anche alle persone che sono all'interno di processi di establishment, non solamente a livello di movimenti, a livello popolare. C'è poi una seconda grande novità che ci viene in primis dagli Stati Uniti, che è diventare mainstream di una logica e di un discorso radicale. Se volete, contenuti radicali in contenitori mainstream. Quello che riesce a fare Bernie Sanders, per esempio, sulla questione delle ineguaglianze e della redistribuzione del reddito, è qualcosa di straordinario. Lui riesce a convincere un terzo degli Stati Uniti che la distribuzione del reddito, così com'è in America, è ingiusta e servono politiche di redistribuzione. È qualcosa che in Italia non sono ancora riusciti a fare, e riesce a farlo un personaggio nel paese che tradizionalmente viene percepito come il paese più ostico verso questo tipo di discorso di sinistra, di redistribuzione, se volete. Lo stesso discorso che fa Bernie Sanders su quello che noi chiameremo welfare, negli Stati Uniti si chiama sanità pubblica universale, è diciamo il significante che rappresenta tutta l'impostazione del welfare. È un discorso straordinario, è la prima volta che negli Stati Uniti si riesce a fare un discorso di massa su un impianto radicalmente rinnovato di un welfare pubblico. C'è in ultimo una terza considerazione demografica. Le primarie americane, anche in Spagna, dove vedete, certificano l'80% di supporto nella corte 18-24 anni a Bernie Sanders. Se andate a vedere le politiche della demografia dietro la crescita di Podemos, è qualcosa che dà altrettanta speranza. Quindi c'è un investimento da fare nelle nuove generazioni, e non vuol dire giovani, finti giovani trentenni come me, io non sono un giovane, ho 31 anni ma non sono un giovane. I giovani sono le persone che oggi stanno a scuola e stanno all'università, e sono queste le persone che noi dobbiamo andare a convincere, con le quali dobbiamo costruire un percorso. Ora, dato queste, e quindi voglio chiudere soltanto su che cosa fare, dato un quadro che è rinnovato, un quadro che è in cambiamento, che offre anche alcune speranze, quattro punti rapidissimi su ciò che dobbiamo andare a costruire. Il primo è cambiare, aggiornare, rinnovare la nostra retorica, che deve diventare una retorica veramente ambiziosa. Quello che ci interessa non è semplicemente mettere il no di fronte alle politiche che fa l'Unione Europea o il governo Renzi, non ci interessa semplicemente rimballare le politiche di austerità o le politiche della BCE, quello che ci interessa è definire un futuro possibile e ambizioso, andare a spiegare che cosa può diventare questo continente nel 2020, nel 2030 e nel 2050, andando a toccare tutte quelle sfide, dalla migrazione alla redistribuzione economica, alla crisi ecologica, che non sono più risolvibili a livello nazionale. Sono sempre più persone che questa percezione, grazie a Dio, ce l'hanno. Secondo punto, dobbiamo costruire un consenso oltre le famiglie di appartenenza. Quando abbiamo di fronte sfide come questa, migrazione, ecologia, distribuzione del reddito, non sono questioni esclusivamente appartenenti a uno spazio che si definisce di sinistra. Sono questioni che abbracciano uno spettro più ampio, uno spettro verde, forse uno spettro liberale, uno spettro democratico.
su alcune di queste questioni, soprattutto la questione enorme della democratizzazione dell'Unione Europea, si devono costruire percorsi in grado di abbracciare una pluralità di soggetti e quindi andare anche verso le prossime elezioni europee con un discorso molto chiaro e molto forte che non si va a fare la rappresentanza del partito di sinistra del 7% del Parlamento Europeo, ma si va per costruire una maggioranza lì all'interno di quelle istituzioni per trasformare radicalmente le strutture dell'Unione Europea, e questo significa uscire da se stessi. Terzo e per ultimo punto, la sinistra non vuol dire che deve spegnersi, vuol dire che deve ricostituirsi come partito transnazionale che lavori direttamente a livello europeo. Questo significa innovare radicalmente i processi decisionali e fare della struttura decisionale del partito transnazionale un protomo, un esempio di quella democrazia transnazionale che noi vorremmo vedere traslata a livello delle istituzioni europee. Ultimo punto, sull'Italia è ovvio che qualunque, questo grazie a Dio mi compete meno, ma qualunque percorso politico in Italia non può non prendere la dimensione europea come suo punto di partenza. Non c'è spazio per fare l'ennesimo partitino di sinistra italiano, che ne sta facendo tre di partitini a sinistra in Italia, mi sembrano un po' troppi, ma anche uno sarebbe troppo. Quello che bisogna costituire è una forza politica che sia in grado di interloquire direttamente a livello transnazionale, di farsi contenitore di trasferimento della forza popolare a livello locale, con un contenitore che deve rispondere a livello europeo. L'Italia secondo me è una posizione molto privilegiata per poter farsi non ruota al traino, ma forza motrice nella ricomposizione anche della sinistra europea, partendo precisamente dal caos che c'è contraddistingue. La battuta con cui finisco è la necessità di recuperare anche a sinistra la parola sovranità, perché la sovranità non appartiene agli stati, non appartiene alle istituzioni, ma appartiene al popolo. Riuscire a rendere democratico il funzionamento tanto dell'Unione Europea quanto del governo nazionale, quindi la voce che prende sull'acqua, significa restituire sovranità ai cittadini, e la sovranità non è qualcosa di destra, non è qualcosa di nazionalista, ma è qualcosa che ci guarda tutti quanti, è il fondamento della democrazia. Grazie.